prova, sì, prova, prova. Sì. 22 anni. Salve, io mi chiamo Marco, abito a Brescia. Io mi chiamo Alessandro e ho 65 anni. E ho 19 anni. E amo Brescia. Ciao a tutti, sono Laura Besana. Sono bresciano, amo la mia città e amo il centro di Brescia perché è bellissimo. Il centro di Brescia è di moda, perché c'è gente, perché ci sono tanti eventi, perché ci sono tante cose da fare. Bisogna venire perché si vede tutto quello che c'è qua intorno a noi. Amo la mia città, c'è una vibrante energia del ferro, di forza, di attività. Girare in centro storico è bello. Ci sono tante iniziative che interessano e piacciono. E poi perché io adoro il centro, io ci abito. Ci abito, sono residente qui. Allora, amo il centro di Brescia perché riesco a fare una passeggiata bene per i negozi senza dovermi chiudere in un centro commerciale. Mi piacciono le persone e invece la città che mi ha accolto. Non è degradato come molte altre città ed è ben servito con i negozi. È meglio bene, insomma. Amo il centro di Brescia perché è bellissimo, perché è suggestivo, perché ha degli scorci stupendi, dei negozi interessanti. Se noi camminiamo e alziamo la testa vediamo dei palazzi meravigliosi. Poi chiaramente tanti bei negozi, quando c'è una bella giornata è bello fare una bella passeggiata, mangiare un gelato, stare con gli amici. Quindi amo tutte le zone storiche di Brescia, tra cui questa zona qua, le zone Ardelli. Ovviamente tutto il contesto di Brescia. Ma perché in centro c'è una scelta più vasta di negozi, quindi hai più possibilità di trovare quello che ti piace, partendo dai vestiti, alle scarpe, qualsiasi cosa. Un altro motivo perché Brescia è una città che è talmente ricca di storia e quindi io la trovo estremamente affascinante. Mi dispiace che pochi approfondiscano questo argomento. In realtà qua a Brescia ci sono dei negozi che mi piacciono in particolar modo, non so se posso dire quali sono. Si chiama CREM, creatività in movimento, perché ormai non c'è nulla che non sia collegato, integrato, intrecciato. Qualsiasi comunicazione può utilizzare mezzi diversi e metterli insieme con budget anche piccoli. Si tratta di trovare buone idee per valorizzare al meglio l'investimento in questo, in quel mezzo, e soprattutto, come appunto vogliamo dire nel nostro marchio, creatività in movimento, non fermarsi e superare categorie troppo rigide. Quindi muoviamoci. Siamo in un periodo di profondi cambiamenti sociali, credo siano sotto gli occhi di tutti. La sfida sta nel raccogliere questo cambiamento anche nel modo con cui comunichiamo ai nostri clienti, ai clienti dei nostri esercizi commerciali, dei nostri negozi, e quindi la sfida, al di là dei mezzi di comunicazione e dei messaggi che andremo a lanciare, sarà quella proprio di arrivare one to one ai nostri clienti utilizzando quegli strumenti su cui sono interconnessi, vorrei dire quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi quello su cui vogliamo impegnarci è riuscire a portare questi clienti nei negozi sfruttando il luogo dove oggi si incontrano, i social in primis, ma non solo.